Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Riguardo al video girato all'ospedale Cardarelli di Napoli, De Luca, va contro l'autore del filmato e anche l'ospedale. Dice: ecco la vera storia su quello che è successo. E così il presidente della regione Campania interviene dopo la diffusione del video che ritrae un anziano senza vita nel bagno dell'ospedale di Napoli. Lui, 84enne, affetto da ipertensione, diabete, in passato ha avuto anche un aneurisma. Il paziente deceduto nel bagno del Cardarelli di Napoli presentava un quadro clinico complesso. Il giorno prima era stato ricoverato per sospetto coronavirus. Viene fatto il tampone, viene verificato e l'esito è positivo, ha il Covid-19. Non era ancora stato trasferito nel reparto perché era rimasto in osservazione. Questo è quello che dice l'ospedale, in osservazione. La direzione sanitaria non ha spiegato se per una scelta clinica, se cioè i medici ritenevano di dover ancora valutare l'evolversi della malattia, oppure se per una questione logistica, non c'era spazio, questione logistica. Ma secondo quello che dice l'autore del video, non è stato il personale dell'ospedale a scoprire il cadavere, ma lo avrebbe scoperto lui. Lo avrebbe scoperto lui. L'autore del video, anche lui è andato in ospedale per accertare se avesse o no il Covid, dice così: sono stato io a forzare la porta perché mi sono reso conto che era passato troppo tempo da quando era entrato. Racconta all'ANSA il trentenne Rosario La Monica, anche lui finito lì proprio in osservazione, è appena tornato a casa in isolamento fiduciario. Dice: ho visto che non riusciva a respirare, ho provato a gettargli l'acqua sul viso. Poi ho chiesto aiuto, ma sono arrivati dopo mezz'ora ed era già morto. Quel video l'ho fatto per far vedere quello schifo. Ne ho fatto anche altri, li ho messi su Facebook. Probabilmente nei prossimi giorni la Monica sarà chiamato a fornire la sua testimonianza in procura a Napoli, dove è stata aperta un'indagine mirata ad accertare le cause del decesso. Sarà fatta anche l'autopsia per stabilire o escludere eventuali profili di responsabilità da parte dell'ospedale. Quindi lui dice di aver aperto lui la porta, magari con una spallata, perché non rispondeva più e non riusciva a respirare. Gli ha messo dell'acqua nella faccia, ha chiesto aiuto, sono arrivati dopo mezz'ora. Questa è la versione dell'autore del filmato. È la sua versione, non possiamo fare nient'altro che prendere atto di quello che dice lui. Ma la versione dell'ospedale è differente. Di solito in queste cose c'è sempre due versioni diametralmente opposte. La versione del più forte vince, no? Come al solito c'è una versione e un'altra versione. Per spuntarla sull'altra versione bisognerebbe avere delle testimonianze, testimonianze vere. Voi sapete che nelle aziende spesso salta fuori il testimone che dice: ah, io ho visto, io so, io ero lì. Ma qual è la versione dell'ospedale? De Luca, il presidente della regione, racconta la vera storia, perché lui la sa, lui la sa, lui era lì. Lo racconta in un post su Facebook, la vera storia del decesso al Cardarelli. Dice: ieri è giunto al pronto soccorso, già con l'ossigeno da casa, il signor Giuseppe C, di 84 anni. Il paziente, come risulta dalla cartella clinica, era affetto da diabete, ipertensione, aneurisma all'aorta addominale e già sottoposto in precedenza a intervento di laringectomia
cleptomania. Il paziente è trasferito in OBI. Non so che cosa sia l'OBI, sarà l'osservazione, OBI, si è alzato dalla barella ed è andato in bagno. Dopo 10 minuti l'infermiere, preoccupato del ritardo, è andato a verificare e ha trovato l'uomo riverso a terra, privo di vita. Quindi si è allontanato per prendere la lettiga. In questi minuti un altro signore, Rosario R., 30 anni, giunto con mezzi propri al pronto soccorso del Cardarelli, ha avuto il coraggio di girare un video e di postarlo poi sui social. In serata, lo stesso giovane, contro il parere dei medici, è andato via dall'ospedale. In riferimento a quanto accaduto, De Luca esprime la doverosa solidarietà alla famiglia del deceduto. Invita il direttore generale del Cardarelli a esprimere l'apprezzamento per il lavoro straordinario che fanno da sempre i medici e infermieri di quel pronto soccorso, ma anche a denunciare l'esecutore dell'ignobile video. E con lui quanti, su un episodio che poteva capitare in ogni ospedale del mondo, si sono abbandonati all'ennesima campagna di vergognoso sciacallaggio contro il Cardarelli e la sanità campana. Per questo De Luca ha annunciato anche che la Regione Campania procederà legalmente contro il consulente del Ministero della Salute, il signor Ricciardi, che aveva affermato che a Napoli ci sono scene da guerra negli ospedali. Ma io sinceramente non sono mai stato al Cardarelli di Napoli. Non vi posso dire, no, darvi un'opinione secondo me chi ha ragione, perché le versioni sono diametralmente opposte. Diametralmente opposte. Non si sa, l'ha trovato l'uomo che ha fatto il video e poi ha aspettato mezz'ora prima che arrivasse qualcuno, o l'ha trovato un lavoratore dell'ospedale e poi è corso per prendere una lettiga? Questo non lo possiamo sapere. Quindi la versione di De Luca è la versione che spalleggia l'ospedale. Non lo sappiamo, ma attenzione. La primaria del pronto soccorso dice che l'autore del video è una persona disturbata. Dice un uomo disturbato che nel breve tempo nel quale è stato ricoverato ha tenuto un comportamento ossessivo. Il primario del pronto soccorso del Cardarelli definisce del tutto false le accuse mosse sui social. Tutto il personale del pronto soccorso si sottopone a turni massacranti per fronteggiare il continuo arrivo di pazienti. È molto triste che quest'uomo abbia approfittato di ogni istante nel quale aveva modo di essere solo per portare avanti la sua ossessione, usando la sofferenza di altri pazienti e il nostro ospedale quasi come un set per girare video che poi ha postato sui social. Chi lo sa? Certo sì, ci sono molte persone ossessionate da mettere tutto sui social per ricevere like, consensi e essere visibili, però in questo caso realmente non sappiamo come sono andate le cose, anche perché ci sono due versioni diametralmente opposte e per il momento nessun testimone. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.